Sì, grazie Eccellenza. Credo che sia doveroso da parte mia, in questo come comunicazione, fare esprimere qualche ragionamento rispetto alla sentenza del conto Mazzini. Io credo che le sentenze vadano rispettate, anche se non piacciono, ma credo che sia dovere di quest'Aula commentarla e dare anche dei giudizi, anche perché sul conto Mazzini si è parlato spesso anche a sproposito, dando anche elementi per le difese, no? Poi per difendere i propri imputati. Credo però che oggi, arrivati alla sentenza finale, si possa fare un ragionamento. È una sentenza che lascia l'amaro in bocca. Di fatto gli imputati sono stati assolti per prescrizione, però c'è la conferma che le tangenti c'erano, erano vere, e che l'associazione a delinquere altrettanto era vera. Conto Mazzini dà uno spaccato della politica corrotta di quel momento, però un vulnus, una dimenticanza del conto Mazzini è che già dall'inizio mancavano i corruttori. Noi come movimento ci siamo fin da subito, insomma, come tutto il paese, ci abbiamo creduto, ci siamo schierati anche affinché finalmente si potesse arrivare a una verità. E questo non è giustizialismo, non è assolutamente giustizialismo, è voglia di verità. Venivamo da anni in cui nel paese tutti sapevano, tutti ne parlavano, che vi era un vero e proprio tariffario per concedere licenze bancarie, per concedere licenze, giravano tangenti, favori per mettere dipendenti sotto lo Stato, sblocco dei lotti. Sapevamo tutti che questo sistema si nutriva di favori dall'altra parte, di politici disposti a farli, e in cambio prendevano tangenti. E dico, dopo anni che queste cose si sapevano, finalmente il Tribunale nel 2014 si sveglia dal torpore, perché dobbiamo dirlo, i fatti di fine anni 90, inizio anni 2000, sono passati quasi 15 anni fino a quando non ci sono stati i primi arresti. Finalmente il Tribunale si sveglia dal torpore e risveglia questa voglia di verità, di verità. Però qualcosa che non funzionava l'abbiamo capito poco dopo, perché parlando e analizzando le questioni, i reati, molti dei reati erano già prescritti prima degli arresti, e molti dei reati contestati allora non erano reati, e mi riferisco soprattutto alle condotte 2000-2006. Nel 2014, ovvero dopo 8 anni degli arresti, molti erano stati già, come l'associazione delinquere, prescritta, e il reato di riciclaggio introdotto nel 2013, quindi doveva essere, no, un metro per giudicare retroattivamente i fatti del 2006. È chiaro che questa situazione noi ha creato molti dubbi che si sono poi anche trasformati in interrogativi, perché devo dire che dal 2014 si è arrivati alla prima sentenza nel 2017, dopo ben 3 anni. Le motivazioni di quella sentenza, che era di giugno 2017, sono arrivate a giugno 2018. Un anno è trascorso per dare le motivazioni. Dal 2018 arrivare al 2022, giudice Caprioli ci ha messo altri 4 anni, per carità, processo di una mole importante, per arrivare alla sentenza di secondo grado, ovvero dagli arresti alla sentenza di secondo grado, 2 gradi di giustizia, 8 anni. Significa che molti dei reati che non erano prescritti nel 2014 o nel 2015-2016 sono andati prescritti
perché ci si è messo 8 anni a portare a termine il processo. Ecco, io credo che allora su questi temi ci si deve interrogare, perché qui qualcosa non ha funzionato. I termini di prescrizione sono troppo brevi, o il Tribunale ci ha messo un po' troppo prima a scoprire, a indagare e poi arrivare a una sentenza, perché io credo che delle responsabilità ci siano. E proprio alla luce di questo, per evitare che fatti come questo cadano in prescrizione, siamo intervenuti negli ultimi 2 anni per dare degli strumenti, perché poi non ci sono più scuse, non ci devono essere più scuse. E qui non è giustizialismo, è verità. I cittadini hanno bisogno di sapere, di percepire che sia un paese dove lo Stato di diritto regni, non che tutto finisca sempre in assoluzioni per prescrizioni, perché vengono tenuti i casi nel cassetto. Una magra consolazione credo che sia quella delle confische, ci tengo a ribadirlo, 10 milioni di questi proventi dei reati sono entrati nelle casse dello Stato, quindi almeno il maltolto in parte è ritornato nelle casse dello Stato, ovvero dei cittadini. Ecco, io allora, alla luce anche di queste domande, credo anche che questo processo Mazzini, sempre valutandolo col senno di poi, ma qualcuno di noi se n'era accorto anche prima, sia stato un processo fortemente politico. È stato usato questo processo per far fuori una classe politica che andava isolata, abbandonata per tutti i disastri che aveva fatto ben prima. Però è stato usato il conto Mazzini altrettanto per portare alla luce una classe politica nuova che probabilmente ha ripetuto le stesse condotte. Perché se vediamo col senno di poi il giudice che ha condotto l'istruttoria, ovvero il giudice Buriani, i collegamenti che aveva con Grandoni, ecco, io credo che, visto che i corruttori della prima ora non sono stati mai colpiti, credo che il conto Mazzini si è servito poi per la scalata di una nuova cassa politica che magari era altrettanto, magari non serena, magari era ricattabile, ed è servita proprio per la formazione del governo 2016 per portare avanti gli interessi di un determinato gruppo di potere. Questa è l'analisi che mi sento di fare. E credo anche che quando parliamo di ingerenze della politica sulla magistratura, è vero, ci sono state, ma credo anche che ci sono state delle evidenti ingerenze della magistratura sulla politica. In quel periodo la politica era debolissima e consentiva di fare i governi dentro il tribunale, e veniva usata la forza del tribunale come clava per dividere i buoni e i cattivi e soprattutto fare continuare come si è sempre fatto, ovvero cambiare tutto per poi non cambiare niente. Questa è l'analisi che va fatta sul conto Mazzini. Io credo che questa situazione debba servire da monito, perché io credo che ancora oggi gli anticorpi questo Paese non li abbia. Stiamo cercando di dare tutti gli elementi, gli strumenti necessari, sia alla magistratura, per essere indipendente, che deve stare staccata, la magistratura deve fare le indagini, deve fare le sentenze in maniera breve, senza che cadano in prescrizioni i reati. La politica deve stare lontana, deve fornire gli strumenti adatti per portare a compimento tutti gli elementi che possiamo dare affinché la magistratura vada via serena, però non possiamo non dire che molti degli anticorpi ancora non ce li abbiamo. E quindi, al di là della condanna politica di quel periodo, che è sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo ribadito tutti, credo che questa sentenza e queste dinamiche
servano da monito anche per le dinamiche attuali. Chiudo, eccellenza, con una riflessione. Credo che questa mattina, leggendo i giornali, mi sono stupito che la Serenissima, che è sempre molto attenta al gossip, soprattutto quando riguarda politici, abbia infatti un titolone, lo riporto, rispetto alla libertà di stampa, ovvero colpevole di aver scritto in un giornale scomodo al potere. Ecco, ci tengo a ribadire che il giornale La Serenissima è il giornale di Libera, lo sanno tutti, ma che non c'entra nulla la libertà di stampa. Quello che è successo parte da una segnalazione del segretario Ciavatta, una segnalazione, perché un anno fa quel giornale ha iniziato ad operare con gravi criticità amministrative e io credo che ci siano degli elementi importanti di falle a livello procedurale e amministrative che la politica ha il dovere, se viene a conoscenza, di denunciare, perché un'attività economica non può operare senza un direttore, senza dipendenti, senza avere la licenza a posto. Poi se il giudice, non si sa per quale ragione, decide di indagare delle persone che magari non c'entrano niente e non magari il titolare del giornale o pseudotale, questo lo dovrà spiegare alle persone. E credo anche che, insomma, quando parliamo di commistione di potere fra politica e giustizia, anche questo è un caso eclatante. Grazie.